posso lavare la mascherina? Aspetta, prima di toglierla, falla vedere ai nostri vichinghi. Ciao! Dove siete? Siamo qui, guardaci. Ciao! Manu, ma questo tipo di mascherina non si utilizzava per entrare nei negozi? Lo so! Infatti, non capisco perché me l'hai fatta mettere negli occhi. Perché ti devo fare una sorpresa! E quale? Come quale? Cioè, non te ne sei accorto? Praticamente abbiamo viaggiato comodi comodi. Sì, ma con la macchina del papi. Non siamo con la macchina del papi, stupidino. Con quale macchina siamo, scusa? Col pandino? Ma stai scherzando? Con tutto il rispetto per il pandino, ma non è così comodo. Hai ragione, viaggiare col pandino è come dormire nelle rocce. Dai, non esagerare, era comunque comodo. No, non è vero. Quindi siamo nella nuova Vikingo Car? Esatto, non sei contento? Posso... No! Non togliere la benda però, aspetta, prima dobbiamo fare la reaction. No! Ti ho detto no! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il mio cuginetto Manu, perché sì, oggi faremo la reaction di Manu alla mia nuova macchina. In tanti mi avete chiesto, Vito, secondo te come reagirà Manu quando vedrà la nuova macchina? Beh, oggi lo scopriremo. Prima di iniziare, come al solito, cari vichinghi, ricordatevi di spolleggiare qui sotto come i vichinghi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per la mia nuova Vikingo Car. Manu! Ciao! Ma dove guardi? Sono qua! Qua, da questa parte. Così, guarda la camera. Qua! Mi vedi? No! Lo so. Ti prendo in giro. Cari vichinghi, nello scorso video vi ho mostrato la mia nuova macchina per la prima volta. La mia nuova Vikingo Car. E vi ringrazio tantissimo per tutti i complimenti che mi avete fatto. Sono veramente contento perché era il sogno della mia vita questa macchina. E oggi sono con Manu! Manu! Che fai, dormi? Sei pazzo. Era troppo comodo, mi sono addormentato. Oh! Io con tutta la gioia del mondo ti porto a vedere la mia macchina e tu ci dormi sopra! Ma è comoda! Ho capito che è comoda, ma non puoi fare così! E non è colpa mia se è comoda! Ma dimmi un po', piuttosto, mi hai fatto gli auguri? Sì, quelli del compleanno, te li ho fatti! Che c'entra quelli del compleanno? Mi sono comprato la macchina! Ah, auguri! Grazie! Io questo ragazzino non lo capisco. Vito, per favore, fammi lavare questa benda che non ne posso più! Va bene, dai! Senza perdere troppo tempo, sei pronto? Stai fermo, con suspense! 3! 2, 1. È bellissima! Grazie, Manu, pugnetto. Pum, pum, pum. Piano! Piano, che qua non siamo nel pandino. Dobbiamo stare attenti a non graffiare nulla. Ma che cosa ti sei fatto qui? Vediamo. Sono caduto mentre giocavo. E tu gioca più tranquillo. Ma giocavo a calcetto e sono caduto. E perché parli così? Perché mi piace. Ma sei contento, Manu? Ti piace la nostra nuova macchina? Me la fai guidare? Ma sei pazzo? A parte che ancora sei piccolo. Poi non hai la patente e soprattutto questa non è il pandino. Non ti posso far guidare questa qui. Io sono laureato, ho la patente, guardala. La mia patente! Smettila di dire stupidaggini. Non si fa. Piuttosto, dimmi la verità. Ti piace la nuova macchina? È bellissima! E per questo ti farò una battuta. Vai, una battuta nuova per inaugurare la nuova macchina. Lo sai perché il pomodoro non riesce a dormire? Allora, no. Perché l'insalata è russa. Veramente l'hai detto? Yes. Me ne vado. Non lo fare, via. Esagerato. Dai, fammi vedere l'esterno, ti prego. Ok, dai, scendiamo, che è meglio. Sì, è bellissima, il colore è stupendo. Ti piace? Questo è molto più bello. Smettila di guardarti allo specchio, vanitoso. Quanto ti è costato questo? È molto bello. Che ne so, Manu, ho comprato lo specchietto con tutta la macchina. No, dico, questo è bel faccino. In realtà non mi è costato niente, me lo hanno regalato. Sei veramente un uomo fortunato, Vito. E questi fari? Quanto sono belli. Sembrano le lampade di casa mia. Guarda che occhi, guarda che sguardo. Mi hanno accecato con tanta bellezza. Non fare così, non fare così, che mi fai emozionare. Non fare così. Che bello, le ruote da vichingo. Sono così possenti! Sono così forti! Con queste qua possiamo salire in montagna! Esatto, Manu! Con queste qua possiamo andare ovunque! Guarda come si appiccica! Perché si è appiccicata la tua scarpa? Perché c'è il nero gomma! È un prodotto che fa appiccicare un po'. Lo senti? Guarda, le calcine paperella! Cosa vorresti dire con le mie calzine, scusa? Che sei un bambino! E quindi? Mi piacciono i calzini in paperella! E allora li sfoggio davanti a tutti, guarda quanto sono belli! E poi tra l'altro con la macchina ci sta, guarda, blu e blu! Dai Vito, per favore, fammela guidare! Per favore, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Ma sei pazzo, no! Quanto vuoi? Un euro? 1,50 euro? 2 euro? Anzi no, tutta la mia paghetta! Nemmeno per tutti i soldi del mondo ti farei guidare, lo vuoi capire sì o no? 1000 euro! Non riuscirai a corrompermi! 2 milioni di euro! Ma non puoi
puoi nemmeno guidare! Lo capisci che non hai la patente? 3 trilioni! Tutti i soldi del mondo che non ho! Appunto, se non ce le hai, non fare proposte assurde. Già io mi vedo. Sabato sera, occhiellino tattico e guido. Guido e vado a prendere la mia fidanzata. Ma dove devi andare, stupido? Lo capisci che non hai né una fidanzata e soprattutto non hai una macchina, perché non puoi guidare. In realtà la fidanzata io ce l'ho e mi lascerà se non prenderò questa macchina. Piano quando fai così! Piano! Fagli le coccole. Lo vuoi capire che la mia ragazza, quando vedrà il video, comincerà a pensare: perché Manu non mi verrà a prendere con questa macchina? Perché sei un bambino. Perché non hai la patente. Perché non lo puoi fare. Io ho 68 anni e ce l'ho la patente. Tu sei pazzo. Vorrebbe guidare la mia nuova macchina. È impazzito. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Perché tu lo sai che noi due abbiamo un rapporto sincero. Io ti spiego le cose e tu poi alla fine le capisci. Non puoi guidare. Sì che lo posso fare. No. È approvato. Da chi è approvato? Da me. E che cosa sei, un giudice? Sì, il giudice Manu. Va bene, ho capito. Devi avere sempre ragione tu. Almeno mi fai salire nel posto guida. Perché vuoi salire nel posto guida? Perché lo voglio provare. Fai attenzione. Guarda che bella. È un sogno, Vito. Stai buono. Stai buono. Spegni, spegni. Mannaggia a te, mannaggia. E questo è il cambio automatico? Non quello. Questo qui, quello lì, quello è il cambio. Incredibile, signori! La Ferrari si porta avanti, l'ultimo giro! Ma quale Ferrari, che siamo su un Audi? Ferrari, va avanti! Ma sei pazzo! Sei veramente fuori di testa! Scendi dalla macchina. La zanzara tigri! La zanzara leone! Siamo fortunati che non c'è nessuno. Sono stanco di uscire con te, Manu, tu mi fai impazzire. Vieni qua, dannazione! Comunque, cari vichinghi, se non avete visto lo scorso video, mi raccomando, alla fine di questo correte a vederlo perché vi faccio vedere tutta la macchina nel dettaglio. E ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, datemi un'opinione, perché per me è importante sapere se questa macchina vi piace. Perché questa sarà la nuova Vikingo Car che mi accompagnerà in giro per il mondo! E giro giro tondo! Dove sei? Vieni qua! Quindi questo è il modello S-Line! Che significa S-Line? Grandissimo ignorante che non sei altro! Si chiama S-Line! Quindi S-Lime! Come il limone, quello verde! Che c'entra il limone, quello verde? Quello è S-Lime! Con la M! Questo è S-Line! Con la N! S-Line, ovvero assetto sportivo! Giusto! S-Lime! È un limone sportivo! Per questo è blu! Non ci avevo pensato, scusa! Tu sei pazzo! Tu sei pazzo! Umano impazzito! Io non ce la faccio più, ragazzi, sono stanco, me ne vado veramente a piedi. Mettermi a piedi, prendo la macchina. Stai fermo, stavo scherzando. Io ti capisco, Manu. Faccio sfogare tutta la tua grinta. D'altronde sei come me il primo giorno che ho visto questa macchina, perché anch'io avevo tante energie da spendere. Ero troppo felice, ragazzi, per questo ti capisco. Esatto, Vito, sono troppo felice. Hai fatto un acquisto meraviglioso. È una macchina incredibile, faremo un sacco di video. Questa è una macchina davvero re, finalmente. Grazie, Manu, finalmente tu hai detto qualcosa di sensato. Dammi il pugnetto. Pam 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 pam. Anche tu. No, che fai? Oh, piano. Bene, cari vichinghi, spero che la nostra macchina vi sia piaciuta. Se è così, mi raccomando di spolliciare qui sotto. Correte qui sotto anche a farci gli auguri, perché ragazzi, questo è un traguardo che vogliamo condividere con tutti voi. Cari vichinghi, come al solito vi aspetto tutti su Instagram per vedere le nuove storie con la mia nuova macchina super stupenda. Per questo video di oggi è tutto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao! Wow!